Allora, se siamo sul 2-1 e siamo in un momento nel quale le due squadre si stanno giocando la partita alla pari, e in un momento nel quale può succedere ancora di tutto, tu, amico e compaesano di Allegri, non puoi andare a dare un'espulsione del genere a Mario Rui. Un'espulsione del genere non la puoi dare perché Mario Rui a stento lo tocca Dybala. E questa espulsione è davvero scandalosa. Gestione dei cartellini in generale, davvero scandalosa. Arbitraggio tanto per cambiare a senso unico perché ricordiamo che un minuto prima fallo netto. D'ammonizione su Zielinski e lì giustamente l'ammonizione non è arrivata, per carità. Ma ovviamente siamo alle solite e come sempre, quando il padrone chiama, il servo risponde. Vabbè ragazzi, purtroppo perdiamo 3-1 contro la Juve, una partita davvero assurda. Ci è andata storta proprio in tutto e per tutto. Gol presi in un modo davvero molto sfortunato, ci sono stati anche dei nostri errori, ma soprattutto il secondo e il terzo gol sono stati due gol veramente assurdi. Comunque siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto, la partita abbiamo cominciato a farla noi, il possesso palla ce l'avevamo noi e abbiamo preso anche un palo con Zielinski sullo 0-0, un tiro dalla distanza e palla che prende in pieno il palo, però poi riusciamo a portarci in vantaggio, errore di Bonucci, lì è bravo Allan a prendere il pallone. Allan è bravo a passarla a Calleion, gran palla davvero di Calleion in mezzo per Mertens perché non era per nulla facile l'assist che ha fatto Calleion e Mertens appoggia il pallone dentro e ci porta in vantaggio e sull'1-0 la partita davvero si era messa benissimo perché prima dell'1-0 sullo 0-0 stavamo tenendo alla grande il controllo e il pallino del gioco e inoltre ci eravamo anche portati in vantaggio. I primi 20 minuti li abbiamo davvero giocati alla grande e sono stati tutti così come li ho descritti. Però poi purtroppo ad un certo punto cominciamo a commettere qualche imprecisione e a concedere qualche azione alla Juve, perché poi il peccato è anche il fatto che da delle nostre possibili azioni pericolose d'attacco abbiamo perso palle a centrocampo e sono nate azioni d'attacco della Juve, tra cui anche i vari gol. E comunque il gol dell'1-1 è un errore clamoroso di Sai. Lì Sai non puoi respingere il pallone di testa in questo modo. Sai regala il pallone a Ronaldo. Ronaldo la crossa in mezzo e di testa Mandzukic segna il gol dell'1-1. Qui c'è stato l'errore di Sai che ha regalato praticamente il pallone a Ronaldo, però bisogna dire che Mandzukic era praticamente solo lì in mezzo all'aria e Albiol e Koulibaly dovevano essere presenti lì e non lo erano. Però comunque gran parte della colpa di questo gol, senza alcun dubbio, è da attribuire ad Isai, che quest'oggi ancora una volta ha fatto davvero molto male in fase di impostazione zero totale, anche in fase difensiva a Ronaldo non l'ha visto proprio. E vabbè. Il primo tempo finisce 1-1 e poi dopo il gol dell'1-1 abbiamo accusato un po' il contraccolpo psicologico. Abbiamo concesso un'occasione alla Juve su un calcio di punizione. Lì Ronaldo che tira davvero fortissimo. Qui è ottima la parata di Ospina e poi per fortuna non riescono a segnare il gol del 2-1 sulla respinta. Mentre poi negli ultimi 2-3 minuti del primo tempo abbiamo un po' ripreso in mano il pallino del gioco e ho avuto anche un'occasione con Mario Rui che fa una bella giocata e un bel tiro a giro e palla che va alta di poco sopra la traversa.
E poi comincia il secondo tempo e il secondo tempo nei primi minuti stavamo facendo bene. L'avevamo iniziato così come avevamo iniziato anche il primo tempo, però purtroppo poi Zielinski trasforma una possibile azione d'attacco nostra in un'azione d'attacco della Juve che poi porta al gol del 2-1, perché lì Zielinski poteva servire Insigne, se lì forse il pallone arrivava ad Insigne potevamo anche andare al tiro, però purtroppo Zielinski ingenuamente sbaglia il passaggio, prendono il pallone, palla in avanti a Ronaldo, Ronaldo tira, palla che va sul palo in un modo assurdo, Mandzukic se la trova proprio sui piedi e deve soltanto appoggiare dentro il gol del 2-1, però dai ragazzi, qui una sfortuna davvero incredibile, perché a noi il palo di Zielinski è andato fuori, mentre Ronaldo tira, la palla va sul palo e proprio gli va a pennello sul piede a Mandzukic, dai, davvero cose dell'altro mondo. Forse lì ha qualche colpa anche Ospina perché poteva prenderlo il pallone e l'ha anche deviato, però no, senza alcun dubbio è stato davvero un gol sfortunatissimo. E poi sul 2-1 comunque ce la siamo giocata, siamo andati vicino al gol del 2-2, soprattutto in quell'azione dove Mertens tira a giro, Szczęsny non riesce a controllare il pallone, poi c'è Matuidi se non sbaglio che la salva sulla linea e purtroppo lì non si è trovato nessuno dei nostri. Giustamente a noi quando il pallone viene respinto non c'è un calciatore che se lo ritrova sui piedi, e vabbè, purtroppo ripeto, è stata una partita persa anche con gli episodi perché l'arbitraggio, la gestione dei cartellini, ripeto, è stata scandalosa e senza l'espulsione di Mario Rui sicuramente poteva andare diversamente perché comunque noi sul 2-1 stavamo attaccando, stavamo creando azioni, stavamo avendo il possesso palla e abbiamo continuato a fare così anche in 10 contro 11 e quindi figuratevi se eravamo in 11 e Mario Rui era in campo. Anzi, poi Mario Rui è stato espulso proprio prima di essere sostituito perché al suo posto stava entrando Marquit, quindi davvero una sfortuna incredibile. Ma poi abbiamo un'occasione davvero clamorosa sul 2-1 quando Mario Rui era già stato espulso. Lì davvero grandissima azione, gran palla di Milik per Calleion, però Calleion fa prima la finta e poi tira addosso a Szczęsny. Lì Calleion non dovevi fallirla questa occasione, dovevi tirare di prima, occasioni del genere non si possono sbagliare. Però purtroppo l'ha sbagliata e poi poco dopo su un calcio d'angolo è arrivato il gol del 3-1 della Juve in un modo altrettanto assurdo. Lì è bravo Ronaldo a fare la sponda di testa, però poi Bonucci non sa nemmeno lui lì come si trova, si butta in scivolata e mette dentro il gol del 3-1. E purtroppo ragazzi è andata male con gli episodi perché prima cosa, l'espulsione di Mario Rui è stata assurda e ripeto, è stata assurda e tu non puoi andare a rovinare una partita del genere dando un'espulsione in questo modo. Poi il gol del 2-1 e del 3-1, ragazzi, sono stati davvero di una sfortuna incredibile. Perché sul 2-1 lì la palla va sul palo e Mandzukic se la trova sui piedi. Quando abbiamo noi l'occasione sul 2-1 e Szczęsny respinge il pallone, la palla se la trova sui piedi Matuidi e non un attaccante nostro. Quindi purtroppo è una partita che noi ce la siamo giocata alla pari, però ci è andata storta. Abbiamo avuto sia sfortuna e poi c'è stato l'episodio vergognoso dell'espulsione di Mario Rui.
E quindi ragazzi, purtroppo è andata così, ora siamo a meno 6, per me comunque noi da questa partita non ne usciamo ridimensionati. Come sempre ce la siamo giocati alla pari, però purtroppo è andata così. Ora ritorneremo in campo mercoledì in Champions League contro il Liverpool, speriamo di fare una bella partita. Oggi Insigne si è visto davvero molto poco e diciamo è riuscito ad incidere poco ed è stato marcato bene soprattutto da Chiellini. Mertens quest'oggi ha fatto abbastanza bene, oltre al gol l'ho visto abbastanza pimpante, però a centrocampo abbiamo sofferto soprattutto negli ultimi 20 minuti del primo tempo e Hamsik in partite del genere, secondo me, in fase difensiva soffre non poco e l'ha dimostrato purtroppo nella partita di oggi. Mario Rui nel primo tempo ha fatto davvero molto bene. Per quanto riguarda la difesa, Albiol ha fatto un 2-3 interventi davvero grandiosi su Ronaldo. Isai, ho detto disastroso in un momento davvero nero. Isai, Koulibaly ha corso per tutto il campo, recuperava palloni ovunque, faceva chiusure difensive su chiunque. Partita di grande sacrificio e quindi, come sempre, grandissima prestazione da parte sua. Haaland poteva fare di meglio, bisogna dirlo. E vabbè, ragazzi, purtroppo è andata così. Mettiamoci una pietra sopra e andiamo avanti. Quindi, ragazzi, detto questo, io vi saluto. Noi ci vediamo ad un prossimo video. E sempre Forza Napoli, sempre Forza Napoli.